La lunga trasferta di Udine ha sancito due fatti. Se da una parte la pallacanestro Forlì è stata in vantaggio per i primi due quarti, nei restanti è stata ribaltata dagli avversari. Ritorno in Romagna amaro senza punti in tasca, ma per quanto visto in campo, con l'assenza sia di Vico che del neo arrivato Amoroso, la formazione di Giorgio Valli se l'è giocata fino alla fine. Come al solito nel finale sbagliamo tiri aperti da 3 punti. Abbiamo messo in difficoltà giocando piccoli perché credo abbiamo fatto un'ottima partita Crockett, mettendoli in difficoltà, ma non basta. Occorre un po' più di centimetri, un po' più di massa e speriamo adesso nell'arco delle prossime settimane di poter schierare appunto Ryan Amoroso e avere una squadra un po' più completa. Perché purtroppo così questo genere di partite in trasferta si vincono un po' con un po' di difficoltà. Ci aspettavamo della zona, mi sembra un uomo molto duro. Però siamo stati secondo me abbastanza bravi perché a parte qualche tiro forzato abbiamo dato il nostro massimo, abbiamo messo in condizioni di tiro più di un giocatore, ha fatto delle ottime scelte, quindi sono soddisfatto per il lavoro tecnico, però dobbiamo ancora fare molto di più, perché per vincere ci vuole qualche cosa di più.